Ciao amici senpai, sono Locky e questo è un disegno che ha fatto una persona vera, vera come mio figlio, che ha scritto questo libro. Questi invece sono alcuni disegni che avete fatto voi del nuovo libro. Ma se provassimo a scrivere Rainbow Friends e glielo facessimo disegnare da un'intelligenza artificiale, cosa verrebbe fuori? Manca pochissimo, lo scopriremo! E Rainbow Friends... Oggi facciamo disegnare un'intelligenza artificiale tutti i Rainbow Friends. E ora tocca a Blu, Blu dei Rainbow Friends, così muscoloso. Ah! Ci siamo quasi! Ad esempio, vogliamo il disegno di un bambino, il disegno di Locchino. Locchino, fammi per favore Blu dei Rainbow Friends. Va bene, allora si inizia con una testa rotonda, una corona così, la bocca con la bava, un occhio cerchiolino, un altro occhio che gliel'hanno strappato, un braccino, una pancina, un braccino, e ovviamente è blu. I'm blue, dabudì, dabudà, e la bavetta blu. Fatto. Grazie Locchino, bravo, via 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 adesso. Questo è il disegno di Locchino. Quindi proviamo a fare questo disegno ma a matita. Non verrà mai come questo, verrà diverso, perché ogni volta crea questa intelligenza artificiale una nuova cosa. Ci siamo quasi, non so che cosa sia tutta quella roba lì, ma questo mostro blu ha fatto dei cuccioli di mostri blu. O sono le sue pallottole, non lo so, non lo so. E non è come me l'aspettavo. Oh, ci siamo quasi. Questo potrebbe essere Blu dei Rainbow Friends, quando non si fa la ceretta. Questo, sapete che è bello come personaggio? Lo aggiungerei in un videogioco. Sono tutti bellissimi e non esistono, li ha creati l'intelligenza artificiale. Chi c'è sotto il costume? Vi prego, starà morendo di caldo. È tutto sudato, che cos'è? Questo potrebbe sembrare circa un Blu, più o meno. Ed ecco a voi il Minion Blu dei Minion Friends. Prossimo disegno. Quindi iniziamo con Orange e dovrebbe essere un dinosauro arancione. Sembra Orange, solo un piccolo problema. La taglia è XXXXXL. Proviamo a farlo più piccolino. Ecco, come prima ma più piccolino. Proviamo a mettergli dei denti. Ci siamo molto vicino. Orange è lui, ci assomiglia parecchio. Ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato. Proviamo a generare adesso 9 immagini di Orange dei Rainbow Friends. Ho paura. Saranno tutte come prima, saranno tutte diverse. Oh mamma, eccole. Le sta caricando. Sono una più brutta dell'altra. Cioè, belle, perché sembrano tutte Orange e Rainbow Friends. Possiamo guardarle tutte? Se ce le fai vedere? Oh, che carino. Solo che non hai idea. Che denti hai? Ha tipo 100 lingue in realtà. Anche questo è carino se non fosse per la bocca aperta così. Poi cosa, ha appena vomitato un uovo? Sarà un uovo quello. Lui, se non avesse i denti fatti di carta, sarebbe abbastanza spaventoso come Orange. Wow, ed ecco voi Orangesaurus Rex. Questo forse è il miglior Orange che io abbia mai visto. Cioè, ditemi se non è Orange dei Rainbow Friends. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, brava intelligenza artificiale, brava. Vedete, anche il dinosaurino vi sta chiedendo: mettete un mi piacino, perché ha 10.000 mi piace. Facciamo disegnare all'intelligenza artificiale tutte le illustrazioni e tutti i disegni che ci sono qui dentro. E poi li facciamo disegnare anche a Locchino. Adesso proviamo a fare indovinare Green dei Rainbow Friends. Lo conoscete tutti, Green. È l'uomo alto che si muove tutto. Ma che ha gli occhi, ma non può vedere. Così. Locky? Locky? Locky, puoi rimettere le immagini, per favore? No, sto facendo una cosa super segreta. Ok. Ci assomiglia un po'. No. Proviamo a farlo peloso. Voglio più peli. I peli ci sono, ma... Ok. Che cos'è? Lo voglio! Lo voglio in stanza, alto 3 metri fino al soffitto. Cosa sto facendo? Sto salutando. Ciao! Blu! Blu! Ah no, giusto, non lo vede. Farà, Blu, dove sei? Povero Green, che è cieco. E se provassi a farlo disegnare da un bambino, vediamo come diventa. Oh, sapete che? Non è poi così male. Prossimo disegno. Ho provato a dirgli che doveva avere le braccia lunghe. E per un disegno di un bambino, è carino. Chiamerò Locchino. Locchino, vieni, devi disegnare Green, vieni. Allora, Green si disegna così. La testa lunga,
due grandi occhi, un occhio che guarda di qui con i dentini e una lingua lunghissima, molto lunga, lunghissima. Lucchino? Oh, ok. Basta, va bene così? È un po' troppo lunga, ma va bene. Scusa, due braccia molto lunghe e poi si colora di verde! Puff, puff, fatto! Ah, molto bello, Locchino! Ma mi è venuta in mente una cosa. Green dei Rainbow Friends è un gonfiabile in realtà. Vediamo se riusciamo a generare un'immagine di quello che ho in mente io. Green dei Rainbow Friends, più o meno, se non ci fosse quella faccia è uguale. Vediamo con questa. Sì, è più o meno Green, è lui. Questa volta con quattro immagini. Voglio vedere cosa succede. Questa sembra tantissimo un creeper ciccione che sta per esplodere. Questo è un miscuglio tra Green. Intanto vedete che i bambini stanno i bambini stanno per essere risucchiati dentro Green. E sembra un po' un misto tra Purple, Orange e Green. Lui è Orange per forza, anche se è verde, è Orange lui. E questo è tipo seduto come sono il re dei verdi. Se vi piace questa serie mettete un mi piace, perché la possiamo fare con tutto quello che volete. Sonic, Alphabet Lore, quello che volete. E commentate su quale personaggio volete che faccia indovinare all'intelligenza artificiale. Ma adesso proviamo a indovinare Purple. Purple non me lo immaginavo di certo così. Ma proviamo a scrivere uomo viola. Ho scritto uomo viola dietro delle sbarre cercando di catturare qualcosa. Non lo so. Oh, è più o meno un Purple. Questa non me la fa vedere perché è bannabile. È più o meno Purple. Questa è quella che ci si avvicina moltissimo. Oh, questa è bellissima. Potrebbe essere un qualche Purple. Non so dove siano le sbarre. Qui ci sono le sbarre. E se Purple fosse davvero così? Perché non abbiamo mai visto com'è Purple in realtà. È sempre stato solo con gli occhioni e le manine fuori. Con mostro viola siamo riusciti ad ottenere un qualcosina. Questo potrebbe benissimo essere un Purple. Questo è super Purple. Grazie, questo è sicuramente Purple. Ma cosa? È sicuramente viola. Ma cosa è viola? Non si capisce. Ora volevo trovare uno scienziato rosso con una testa grossa e rotonda. Non mi troverà mai Red. Oh, ci siamo quasi. Ci stiamo avvicinando. Red dei Rainbow Friends, d'altronde è così. Più o meno qua, se riusciamo a mischiare vari elementi, ci arriviamo. Ci siamo quasi, ci stiamo avvicinando sempre di più. Sì, ce l'abbiamo quasi fatta. Sembra quasi Red. Ti prego, vai. Fammi un altro Red. Ci siamo quasi. No, questo è Red prima che si trasformasse. E lui, guardate, frustrato. Ha creato i Rainbow Friends. E ci è diventato anche lui per provare a tutti che funzionava la macchina per trasformare in Rainbow Friends. Ho appena trovato Red prima che si trasformasse. È lui. Red prima che diventasse un Rainbow Friends. Quindi abbiamo trovato Green. Abbiamo trovato Purple. Abbiamo trovato Red più o meno. Abbiamo fatto anche Blu e Green. Li abbiamo fatti tutti, tranne uno che è Yellow. Dovrebbe essere semplice da trovare questo, perché è un pollastrello giallo con i denti. Non questi, non questo, non così. No, è bruttissimo. Toglilo. Ce l'abbiamo. No, non c'hai i denti. Ma cos'è quella bocca con la lingua? Cosa gli sta uscendo dalla bocca? C'è due bocche. No, non è così, Yellow. Togli, togli. L'abbiamo trovato, forse. Yellow dovrebbe essere così. E più o meno ci siamo. Siamo lì, lì. Oh, cos'è questo coso? Doveva essere così. Se volete che lo faccia su Huggy Wuggy, Poppy Playtime, Five Nights at Freddy's, qualsiasi gioco, mettete un mi piace, scrivetelo qui sotto nei commenti. Non mangiate più le uova. Ve lo consiglio. Ciao.